Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, i due discepoli che erano tornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo mostro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. I due discepoli, tornati a Gerusalemme, raccontano agli altri che Gesù è vivo e che loro l'hanno riconosciuto nello spezzare il pane. Ed ecco che improvvisamente si accorgono che Gesù è in mezzo a loro e fa udire la sua parola dicendo: «Pace a voi!» Non consegna loro parole di rimprovero per la loro fuga. Al momento del suo arresto non rimprovera Pietro per il suo rinnegamento. Non dice nulla sul fatto che non sono più 12 perché Giuda il traditore se n'è andato, ma dice semplicemente: «Pace a voi, la pace sia con voi, non abbiate paura». La risurrezione ha radicalmente trasformato Gesù, l'ha trasfigurato, perché egli ormai è entrato nella sua gloria e può essere solo riconosciuto dai discepoli attraverso un atto di fede. Questo atto di fede è difficile, faticoso. Gli undici, ma anche noi, facciamo fatica a viverlo e metterlo in pratica. I discepoli sono sconvolti, pieni di paura, credono di vedere un fantasma, ma Gesù, per tranquillizzarli, gli dice: «Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Uno spirito non ha carne e ossa». Ma fanno ancora fatica a credere che Gesù è vivo. Il risorto ha una grande pazienza e chiede loro qualcosa da mangiare. Ed essi gli offrono del pesce arrostito, il cibo che abitualmente mangiavano insieme, quando vivevano insieme. Gesù lo mangia davanti a loro e anche con loro riprende le scritture per aprire la loro mente. C'è un detto di un padre della Chiesa che dice: «Credete alla parola del Signore, è molto più difficile che credere ai miracoli. Ciò che si vede solo con gli occhi del corpo abbaia, cioè che si vede con gli occhi nella mente che crede, illumina».